Namaste, io sono Alistair Brave e bentornati direttamente dall'azione di XCOM 2. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con questa missione. Questa fucina è una sorta di stabilimento di produzione, probabilmente legato al materiale che abbiamo trovato nella base segreta. La Advent e gli alieni non saranno felici di vederci. Dobbiamo fare tutto il possibile per scoprire cosa succede lì dentro. Vediamo un po' che cosa succede qua dentro, la missione Tomb Mask. Indago sulla fucina, recupera eventuali informazioni o oggetti importanti e estrai tutti i soldati XCOM. C'è un sacco di gente qua dentro in questa missione, quindi non ho idea di cosa saltare fuori, però è una missione storia. Finalmente le armature che si vedono. Sono 5, qui Avenger. Struttura a portata, procedete e indagate. Posizioni nascoste. Allora, cominciamo col muoverci qua. Su. Ci penso io. Il nostro Spidey con 12 di energia. Emerald Knight. Posso anche decidere di evacuare tutti direttamente appena iniziato. Emerald Knight può venire qua. Posizione confermata. Signor Drago può venire qua. Ricevuto. Sherman può venire qua. Subito. Via. Si può fare. Ok, intanto muoviamoci avanti. E abbiamo il nostro prima cosa, un mech e un soldato. Semplici. C'è uno di questi, noi dove dobbiamo arrivare? Qua dietro, quindi c'è un bel po' di roba in mezzo. Sono in allerta. Mi tengo pronto. Sto di guardia. Andiamo? Si balla. Arrivano. Ci tengono sotto tiro. Ah, sì, giusto, non si muove. Però posso prendere il controllo. Prendo il controllo. Almeno ci provo. Vai. Ah, bassissimo. Vabbè, vuol dire che dovremmo ucciderlo. Non ce la faccio. Raggiungo la posizione. Bene, il cannone Shredstorm fa un bel cono. Tu hai un 83. Fate un danno solo, purtroppo. Colpo andato a posizione compromessa. Però gli ha fatto... no, gli ha fatto un altro danno. Anthony però può sparargli di nuovo. Stavolta col 95. 7 danni più 3 di armatura distrutta, ottimo. E poi arriva il DF che, tranquillo come il sole, spacca tutto. Ok. Bello come il sole, no? Tranquillo come il sole, magari. E Tech Dime si vuole di qua. Ok, prima dove sono andati. Tu sei ancora nascosto, quindi vieni qui giù. Roger. Questo è solo un movimento, tra l'altro, eh.
In movimento! Salgo! Questa è un'ottima posizione. Ok! Sono in allerta! Eseguo! Sono al capo! Mi muovo! Sono già lì! Ah, ne vediamo due. Aia! Troppo tu non sei, sei molto esposto adesso. E vediamo se tu riesci a salvare la situazione da qua. Questi sono due codex. Ok, ho fatto un po' di danni in codex, ma adesso vediamo che cosa succede. Ah, questi sono tutti uniti. Però adesso tocca a loro. Purtroppo l'ultimo movimento che ho fatto non è andato bene, però va bene lo stesso, vediamo se riusciamo a sopravvivere. Questo prova a venire vicino. Mi hanno visto sui fianchi. Tempesta di lame, mancato. Riprendo la mira. Forse ho bisogno di aiuto. Facciamo due danni per i circuiti ostinanti, ottimo. E in più l'abbiamo fatto in fiamme. Se il teletrasporto comincerà a tirarmi giù l'infinito. Infatti, ecco qua. Si mette in guardia, questo invece scatta avanti, si mette in guardia, ok. Quindi tu a quanto pare sei fuori portata perché non hai perso nulla. Fuori uno, sa che però caschi. Tu puoi ricaricare gratis. E l'altro dov'è? Ah, l'altro è qua, giustamente. Quindi tu puoi muoverti fuori portata. Si può fare. Stai tranquillo. Tu c'hai fuoco rapido. Potresti usare. Ah, c'è anche questo. Ok, vado. Usare fuoco rapido. Vai. Ha bastato uno. Uno non detto. Controllate prima di avvicinarvi. Cosa c'è lì? E qua. È libera. Ricarichi. Puoi sparare a lui. Colpito, okay, colpito ad effetto. Collezionista più un dato, tra l'altro, ogni volta che uccido qualcosa, a quanto pare. Tu puoi muoverti qua. Tu puoi muoverti. Tu hai il jack craniale, tra l'altro, che potevo usare, ma io ci lo stesso. Sono. Via, via, via. E il signor DF lo possiamo muovere qua. Eseguo. Sto di guardia. Non fa male nessuno? Gioco? Ok. Qua c'è un'altra struttura che è completamente volante invece adesso, questa. Quest'area è mia.
D'accordo. Cucù. No. Sono un fantasma. Vado in posizione. Ah, quindi ok, su un'isola, quindi dobbiamo per forza muoverci qua. Corro! Truppe Advent in campo. Cucù. Ciao ragazzi. E sono fuori dal cono. Mi fido. Andiamo. Tank Dempsey può venire un po' più avanti e sparare a uno di loro. Tutti e due, anzi. Quattro e sei danni, ottimo. Adesso sono molto scoperti. Il DF è lontanissimo. D'accordo. Ricevuto, mi muovo. Beccatevi questo. Ok, fuori uno. D'accordo, mi muovo. E tu sei in guardia, quindi adesso vediamo se quell'altro mi viene addosso. Eccolo. Mancato. Sì, l'ho mancato. Mancato, aia. E concentrati, mi hanno visto. Tempesta di lame, ottimo. 7 danni, ne ha a 1 di energia. Questo ha fatto male. Seconda ammazzata, però è morto con i circuiti gestionanti, ok. Nessun problema, capo. Allora, tu devi farti curare. I can handle that. Back online. NDF vieni qua e cura. Bot medico in arrivo. Io almeno li portiamo su a 10. Ne varrà la pena? Sono in allerta. Agli ordini. E andiamo di muoverci tutti qua vicino. Ok. Monto la posizione. Cucù. Mancato. Colpo a vuoto. Secto poi tutto solo soletto, tra l'altro. Utile. Ci proviamo di nuovo. Trentasei, vai. È mio.
Così possiamo vedere che cosa c'è qua. Ok, qua c'è una struttura molto ben incasinata. Lady Boom può venire qua. Noi abbiamo la nostra struttura. Però appunto il simbolone dell'avatar. Per me va bene. Mi muovo! Ok, vado. Mi tengo pronto. Cosa c'è lì? Puff, puff, puff! Monto la guardia. Si può fare. Forte e chiaro. Ok, tutti sul ponte. Esegue, sto qui. Usiamo il nostro nuovo scout. Per andare qui. Dalle condizioni del soggetto, direi che è di costruzione recente. Ecco perché non finiscono mai. Quindi c'è una fabbrica di soldati. In più c'è quella cosa là. C'è un altro codex, molto buono. Altri due. Allora, tu prova a colpire questo. 10 danni sull'arco. Vado. Sciogliamoli. Ciao Arcon. Sono in allerta. Eseguo. Va bene. Fatemi sotto. Ok, mi muovo. Ci spostiamo un po' tutti avanti. Bene. E Matteo, stai comunque indietro, però per curare. Per curare ancora lui. Protocollo medico. Ottimo. E vediamo un po' cosa fanno. Sono qui. Questo è ancora sotto il mio controllo. Si teletrasporta, ok. Mi incasina un po' la situazione qua. Questo viene in corsa fuori, si becca 4 danni, 3 danni, mancati entrambi tra l'altro. In più si clona. Provo a colpire il mio. Ok, allora. Partiamo da te. Fuori uno. Fuori due.
Preso il terzo. Schivata, però l'abbiamo graffiato e l'ha fatto male. Si è clonato dietro, si è clonato dietro. 70%, come siamo con l'eventuale sonda? Troppo lontani. Mi avvicino alle coordinate. Abbiamo sonda craniale e jet craniale. A questo punto uccidiamo direttamente. È ora di uccidere. Anzi, tra l'altro non abbiamo neanche cliccato, ci ha schivato un'altra volta. Nessun problema, capo. Mancato con la moto lungo l'oggetto, ok. Mancato. Ok, mi muovo. Se lo dici tu. Ah, c'è ancora un codex qua. Attimo. L'ho preso, no? Avrei dovuto usare prima lo shredder. Avrei dovuto usare prima questo. Vai di colpo a catena? Sei danni e tre d'armatura. Adesso colpiamo di nuovo. Distrutta l'armatura, altri 7 danni. Quindi decisamente buona la situazione così. Tu hai colpo gratis, quindi. Perfetto, cosa? Au, mi sono fatto male da solo, guarda, sono troppo vicino. E il DF lo possiamo muovere qua. Vado in posizione. Fagli ricaricare gratis. E fagli curare lui. Bot, cura il soldato. Ok. L'incendio sta peggiorando. Non va in fiamme, no? No, perfetto. Allora, signor Shadow, dobbiamo arrivare a indagare sulla stanza sterile, che è qua. Qui c'è anche la possibilità di usare il rampino adesso. Lancio il rampino. Muoviamoci dentro. Mi fido. Affermativo. Per me va bene. Passo da sopra. Ci vado subito. Ricarica eseguita. Affermativo. Posizione confermata. Andiamo a muoverli tutti qua. Roger there. Scatto. Corro. Mi muovo. Perfetto. D'accordo. Tanto l'edificio si sta disintegrando. Ci penso io. Come è fatto qua sopra? Abbiamo possibilità di scendere da dietro. E non sarebbe male.
Mi sa che dovremmo andare dal lato. Posizione confermata. Ok, vado. Roger. Sto di guardia. On the move. Posizione confermata. E muoviamoli tutti qua. Corro. Ricevuto. Il sente, il sente. Esatto qui. Se lo dici tu. Forse Advent avvistato. Ok. Due Mac e un soldato. Mena sono 5, qui Avenger, pacco a portata. Ruba il prototipo della fucina, fuggi dalla fucina con il prototipo e strai tutti i soldati. In realtà posso anche decidere di lasciargli un finto segnale o di scappare direttamente. Scappare, mettermi qua. Sì, si può fare. Contro la guardia non si attiva. No problem, boss. Ricevuto, mi muovo sull'obiettivo. Cosa c'è lì? In movimento. Agli ordini. Puoi sparare giù da qua. Sono in allerta. Eseguo. Overwatch. Mi tengo pronto. Monto la guardia. Sono in allerta. Allora arriva. Cucù. Bersaglio individuati. Oh cacchio. Ok. Sei danni ed l'abbiamo pure difesa a violazione diminuita. Wow. Sparato in mezzo alle gambe. Ci ho provato. Ho fatto molto male. Allora, qua abbiamo Pitbull, che è il nostro soldato prediletto per fare questa cosa. Distruggere l'armatura. E Shadow qua. Mi fido. Credo che questo sia il pacco. Non lo vedi da qua? Ok. È morto, per forza, dai. Sì, si può fare. Il problema è che adesso devo uccidere il tipo sopra. E non posso usare la scala perché lui è lì e la occupa. Aia. Ci penso io. Dobbiamo fargli fare il giro così. Cecchino sta rischiando tantissimo. D'accordo. Sono di qua.
guardia, affermativo. Vediamo cosa fa sto Mac. Niente. Dove è andato a finire? Non lo vedo più. Si è andato a nascondere, è andato giù. Ok, allora. Qualcuno deve far esplodere sta cosa. Cosa c'è lì? Quindi tu vieni qua. E con una granata frammentazione mi spacchi questo muro. Granata lanciata. Qui possiamo uscire. Ok. Spidey può venire anche qua se vuole. Tu puoi cliccare qua. Apri il tubo per la stasi. Vai. Proprio come quello. Attenzione! Proteggete l'esemplare a tutti i costi. Ah. Come quando hanno trovato me. Mena sono 5, acquisizione pacco confermata. Procedete all'estrazione. Ok, non posso chiamarlo dove voglio io, peccato. Allora, tank, prendi l'ostaggio. No problem. Senza sballottarlo in giro, gentilmente. E dobbiamo andare qua in fondo e le truppe arriveranno da quella parte. Quindi, signor Giullare, venga qua. Raggiungo le coordinate. D'accordo. Lady Boom viene qua. Si può fare. Sto di guardia. Spidey. È qua. Ordini confermati, mi muovo. Ah, ecco dov'è. È qui. Se lo dici tu. Coco. La corazza ha resistito. Munizioni finite. Ah, potevo tagliarlo. Sono pronto. Arrivo io. Ecco fatto. Fatevi sotto. Rolling out. Tanto tank lo facciamo correre. Finalmente avremo qualcosa da ricercare a quanto pare. E DF viene qua. Qui ci curiamo. Chi sta per arrivare? Chi sta per arrivare? Mac? No, tre soldati. Sono tre soldati. Truppe Advent avvistate. Bots. Sei danni. Critico. Sette danni. Nove danni. Critico. Abbiamo disintegrato tutti in attorno. Rinforzi nemici in arrivo. Ci sono altri rinforzi, però questi non sono bastati. Quindi adesso possiamo andarcene via. Con l'Aporeghini che viene. Allora, tu vieni qua. Mi muovo. Avrei potuto mettere anche il cono, ma facciamo con la pistola. Nessun problema, capo. Shadow viene qua. Sì, si può fare. Dragon viene qua. Ne varrà la pena? Sherman viene qua. Seems doable. Viene raggiungo qua la posizione. Pitbull viene qua. Su. Lady Boom sta pure là dov'è. Fatevi sotto. Eseguo. Affermativo. Tu vai no pure problem, via a sto punto. Complimenti per la forza.
Ciao. Ok. Bene, sono 5, stato confermato. Pacco in custodia. Sto di guardia. Eseguo. Tu puoi andare là che tanto sei in guardia automatica. Ok, arriva un altro di questi. Questa volta cosa abbiamo? C'è un Mac. Sì. Abbiamo un lanciere, un Mac, un ufficiale. Bops. Mancato. Fare uno. Fare due. L'ho preso in pieno. Movimento. Nemico neutralizzato. Bravissimo. Torno alla base. In movimento. Ricevuto. Affermativo. Ok. Ricevuto. Finiamo il turno. Che c'è? Tu che devi arrivare. Corro. E adesso possiamo evacuare tutti. A quanto pare funziona di nuovo. Abbiamo quello che volevamo. Andiamocene da qui. 23 alieni uccisi. Più questo più che non so cosa vuol dire, forse perché è oltre questa cosa. 23 addirittura, così tanti. Ma soprattutto abbiamo una cosa nuova. Abbiamo il nostro nuovo esemplare. Chissà cos'è. Che a quanto pare c'entra con me quando ero anch'io in quella posizione là, quando mi hanno recuperato. Quindi chissà, chissà, chissà. Però probabilmente adesso potremo fare finalmente la ricerca e mettere i nostri personaggini a lavorare. Quindi vediamo subito. Torno alla base. Attendi, attendi, attendi. Ok. Tra l'altro adesso possiamo vedere effettivamente il DF è tornato in azione e c'è l'altro punto sta cosa che possiamo fare recuperare dati. Abbiamo un ferito grave. All'interno della tuta che abbiamo recuperato abbiamo rinvenuto quello che pare il prototipo per le forze della Advent, che sembrano inesauribili. Anche concentrandomi esclusivamente su questa ricerca avrò bisogno di tempo e risorse per un'analisi completa dell'esemplare. Abbiamo 4 artefatti e adesso abbiamo tutta per la stasi, ma non sappiamo effettivamente cosa c'è. Tutta per la stasi Advent recuperata. All'interno della tutta per la stasi recuperata nella fucina Advent abbiamo trovato un organismo umanoide di qualche tipo. Un nuovo soldato Advent, un alieno umano visto prima, considerate le misure di sicurezza messe in campo per proteggerlo, deve essere senza dubbio molto importante per gli alieni. Ci vorranno analisi approfondite per scoprire il suo vero scopo. Le scoperte alla fucina aliena sono sconvolgenti, comandante. Se gli alieni stanno assemblando o creando forze Advent in massa, le nostre battaglie potrebbero diventare molto più difficili. Lascio a lei e al suo team il compito di indagare. Vediamo. Nuovo obiettivo aggiunto. Facciamolo. Sono già a cliccare qua. Aspetta un duro lavoro, comandante. Tra 3 giorni sapremo che cos'è. Intanto che cosa possiamo fare? Possiamo vedere. Qua abbiamo tutto. Possiamo andare nella costruisci strutture, possiamo potenziare questo forse.
Volevo andare sulle mie strutture, sul laboratorio e potenziarlo. Stazione ricerca aggiuntiva. Perché non posso farlo? Perché costa 3 di energia che non abbiamo. Comunicazione e resistenza più 2. Spostiamo Asina qui. Così abbiamo più energia. Che non ha preso l'energia. Ah, perché devo metterle tutte e due, giusto? Sono due posizioni diverse. Adesso abbiamo 31 su 38, quindi posso andare qua e dire esamino potenziamento. Non posso farlo? Non posso prendere un altro? A te pare no. Vabbè, allora facciamo qua e facciamo qua torna Asina Fofana e costruiamo un altro snodo. Snodo energetico iniziata. E intanto qua torna ancora che il recupero di questo esemplare sconosciuto e la distruzione del complesso segneranno una svolta cruciale, comandante. Ottimo, che adesso non c'è più questa cosa. Molto bene. Possiamo fare questo, quindi andiamo a farlo subito. Stazione rotta per l'Africa occidentale. Sperando di non essere intercettati a quello, ma va bene. Così riceviamo il ripetitore da fare qua e abbiamo quasi i dati necessari per fare l'altra cosa. Piccolo progetto Avatar, piccolo passo avanti. Quindi si prendono un altro uno. Comandante, dobbiamo ostacolare i progetti. Riceviamo bene il segnale. Progetto Avatar. Dovremmo attaccare uno dei loro complessi il prima possibile. Ma c'è qua, tranquilli. Che tra l'altro adesso vedo che non avevo mai visto prima che c'erano i due cosi. Quindi vuol dire che in giro per il mondo, qua da qualche parte, questi sono 5, questi sono 2. Non so se abbiamo mai visto una mod che aggiunge queste cose. Mi sa che non abbiamo mai visto il fatto che questo 7 è 5 più 2, quindi il fatto che dobbiamo attaccare in realtà la struttura principale. Adesso possiamo stabilire il contatto qua? No, perché abbiamo bisogno dei dati, quindi direi che andiamo leghe aliene, Elerium. Andiamo qua o andiamo qua a recuperare dati? Andiamo qua a recuperare dati. Stazione rotta per il settore 10, Stati Uniti orientali. Quindi andiamo qua e spendiamo. Benvenuto, comandante. Recupero informazione. Qui abbiamo 4 dati e abbiamo questa cosa nuova. Come quella in cui abbiamo trovato il comandante? All'apparenza, sì. Vedete, guardate la posizione, che è la posizione dell'avatar. Ottimo. Possiamo il simbolo. Iniziare. Non è un segreto che i soldati della Advent abbiano caratteristiche genetiche umane e aliene. Le analisi preliminari mi avevano fatto pensare che questo fosse il risultato di modifiche dirette su soggetti umani preesistenti, prigionieri o forse volontari inconsapevoli. Oggi è il giorno giusto per arruolarvi nell'Advent. Detto questo, la realtà è completamente un'altra storia. Le truppe Advent nella struttura che abbiamo scoperto, incluso l'esemplare che state vedendo, sono state create. Ogni soldato possiede un codice genetico unico, in gran parte umano ovviamente, ma con dei frammenti lasciati aperti. Aperti a cosa? A qualunque tipo di DNA la Advent voglia inserire. Sectoide, mutant, persino la specie che i nostri soldati chiamano Berserker. In tutti i casi, il materiale genetico serve come agente collante per tenere insieme i filamenti. Materiale umano? La cosa che abbiamo trovato nella base segreta. Esattamente. L'ingrediente chiave del loro processo di produzione. Quindi abbiamo combattuto noi stessi per tutto questo tempo. In un certo senso, ma purtroppo credo che non finisca qui. Il DNA umano di questa specie presenta una differenza molto importante rispetto a tutte le sequenze decifrate nella camera ombra. La predisposizione psionica.
Considerando il numero di filamenti necessari, questo non può essere un caso. Gli esami effettuati nelle cliniche. Avatar. Le potenzialità di un essere creato con questo modello sono notevoli. Signore, se non l'avessimo intercettato prima che il processo fosse completo... Lo so, dottore. Continui con la ricerca. Ci faccia sapere se scopre qualcosa. Quindi gli alieni non sono veri e propri alieni. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi vediamo un po', adesso non abbiamo nulla da fare. Dal punto di vista della storia. Completa le missioni coordinate del Codex, completa il progetto Ombra dell'autopsia dell'Avatar, che non possiamo fare. No, non possiamo fare ancora perché abbiamo ancora degli altri progetti da sviluppare. E quindi andiamo avanti. Andiamo avanti, ottenendo 30 dati ce la facciamo? Tanto tu hai imparato Squarcio nel vuoto, sei uno stregone adesso. E hai Lancia Psionica, Fortezza Ostasi. Lancia Psionica proietta un raggio potentissimo che danneggia tutti i bersagli che attraversa. Questo attacco può penetrare nemici punti più ostacoli. Subito. Il nostro Kramer sta diventando un soldatone. Abbiamo nuovi bersagli acquisiti. Un ingegnere e uno scienziato, che non mi servono. Facciamo un ingegnere. Impostazione rotta per il Messico. Ok, vediamo di equipaggiare la nostra squadra. Direi che vanno tutti bene, a parte che abbiamo le armi da poter migliorare. Quindi facciamo così. Abbiamo un po' di armi da poter potenziare. Ah no, esatto, dobbiamo... ok, abbiamo Kramer, Dempsey, Michelon, DF, Quinov, eccetera, eccetera, eccetera. Chi non è disponibile? Chi non è disponibile, vediamo. Tu sei ferito superficialmente, quindi ti posso togliere Bracca e ti posso togliere la tuta. Sei ferito e quindi ti posso togliere il BFG. Gli altri sono tutti disponibili, quindi andiamo a equipaggiare velocemente tutta War di qua. Tu hai la tuta, tu hai l'altra tuta, tu hai già la tuta. L'operatore psionico, all'operatore psionico diamo la tuta Wraith. E direi che gli diamo finto segnale, lo scudo psionico. Andiamo di scudo psionico. Il signor Gerolfin si può prendere cassa avanzata. E tra l'altro, chi è che ha l'armatura? Allora, una war ce l'hai tu, una war ce l'hai tu. Tu c'hai una, due e tre sono. Vibrazioni, tre granatiere. Quindi sì, siamo già a posto. Vediamo solo di dare un'arma in più a loro. A tutti prendono proiettili di Talon. E sono senza ranger sto giro. Sì. Abbiamo tre specialisti. Abbiamo 1, 2 e 3 specialisti, 1, 2 e 3 granatieri, 1 e 1. Però abbiamo un operatore psionico, che sarà molto molto interessante da vedere. Giusto per, magari mettiamo a lui, gli mettiamo la sotto inferno, sto giro. E ci vediamo quindi alla prossima missione, anzi vediamo direttamente di andare in missione, salveremo direttamente sul campo di battaglia. Inizia missione. Il dottor Tigan sta
cercando nuovi modi per intercettare i dati sulla prossima operazione aliena e ha trovato un terminale esposto al quale potremmo accedere. Purtroppo la Advent è già schierata per congelare la connessione. Intervenite e neutralizzate tutti i contatti nemici. Conquistate l'area e recuperate i dati. Dobbiamo ostacolare i loro progressi prima che sia troppo tardi. Siamo pronti? Ottimo. Mena sono 5, qui Avenger. Il punto di accesso è più avanti. Conquistate la zona, aspettatevi resistenza nemica. E ci vediamo quindi al prossimo episodio, direttamente da qua, sempre su XCOM 2. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.